Salve a tutti, io sono rappresentato in una compagnia. Questa compagnia si chiama Coral Club e oggi vi parlerò del concetto di base di questa compagnia, di quella filosofia che questa compagnia segue e che la contraddistingue da tutte le altre compagnie del settore. Si chiama il concetto della salute. Ogni essere umano è formato da circa 12 sistemi o apparati, come quello respiratorio, come quello digerente e via dicendo. Ogni apparato è formato da degli organi, ogni organo è formato da dei tessuti e ogni tessuto è formato da delle cellule. Queste cellule nascono, si riproducono e muoiono in continuazione. Da ciò deduciamo che i nostri organi periodicamente si rinnovano. Infatti, ogni 3 anni possiamo dire di avere una milza nuova, un fegato nuovo e via dicendo. La domanda è, che cosa riceve la nostra cellula durante questo periodo? Perché è esattamente quel che riceve che poi determinerà lo stato di salute del nostro organo in futuro. Il primo passo del nostro concetto riguarda l'idratazione. L'acqua va bevuta nella giusta qualità e nella giusta quantità. Per la quantità è tutto semplice. Generalmente diciamo che bisogna bere circa 2 litri d'acqua al giorno, ma ciò non è sempre vero, perché un uomo di 1,90 m per 120 kg non dovrà bere 2 litri d'acqua al giorno, come una ragazza di 1,5 m per 40 kg non dovrà bere 2 litri d'acqua al giorno. Il rapporto da mantenere è 30/40 ml d'acqua per chilo di peso. Riguardo alla qualità invece, diciamo sempre che non bisogna bere Coca-Cola, non bisogna bere Fanta o Estate, ma bisogna bere l'acqua. Nessuno però dice mai che anche quest'acqua deve avere delle caratteristiche specifiche. Nessuno parla mai del pH dell'acqua, quindi della sua capacità di alcalinizzare o ossidare l'organismo. Nessuno parla mai della conducibilità elettrica dell'acqua e nessuno parla mai dell'acqua viva o dell'acqua morta. Il secondo passo del concetto della salute riguarda la purificazione. Già 1000-2000 anni fa l'uomo si rendeva conto che periodicamente doveva pulire il proprio organismo dalle scorie e dalle tossine che accumulava. Lo faceva tramite digiuni, tramite erbe o spezie. Oggi invece abbiamo degli integratori di buonissima quantità, di qualità, strutturati in maniera tale da pulire il proprio organismo al meglio e nel minor tempo possibile. Il terzo passo del concetto della salute riguarda la nutrizione. La nostra cellula ovviamente non si nutre di lasagne, di pizza o di pasta, ma si nutre di aminoacidi, di fermenti, di minerali, di vitamine e così via. Perché si parla così tanto di integratori ultimamente? Perché nella nostra dieta odierna non riusciamo più a avere tutti questi nutrienti. La qualità del cibo di oggi non porta più tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno alla cellula. Ed è per questo che le grandi compagnie si sono attrezzate, diciamo. Il quarto e ultimo passo del concetto della salute è quello di proteggere la propria cellula dai radicali liberi, dalle onde elettromagnetiche e chi più ne ha più ne metta. Possiamo quindi dire che una cellula ben nutrita, ben idratata, ben protetta e ben pulita è una cellula sana che poi crea tessuti sani che formano organi sani che portano a dei sistemi sani che poi fanno la persona sana nel complesso. Ma che cos'è la salute? La salute possiamo considerarla come una corda che tiene unita i nostri rapporti familiari con le nostre amicizie, con i nostri rapporti con la persona che amiamo, con il nostro lavoro e così via. Una volta che crolla o cede la corda, cede anche tutto il resto. Chi cerchiamo noi? Cerchiamo delle persone che sono disposte a spendere un po' del proprio tempo, un po' delle proprie energie e un po' del proprio denaro nel mantenimento e nel rafforzamento di questa corda. Aspettate i nostri futuri video nei quali parleremo in maniera più dettagliata di ogni passo del concetto della salute.